Ciao Michele, buon pomeriggio, ben trovato. Ma certo che ci siamo qui. Guarda quanti ce ne ho adesso, si è allargato lo studio e anche qui sono arrivate, insomma, molti altri più volti. Siamo in tanti, dietro, nelle ultime file, le verdi note che sono le colonne portanti, e quando si diventa più grandi, invece qui davanti, nelle file più vicine a me, hanno 50 anni, pensa, ma non li dimostrano. Guarda, ti faccio fare un saluto, glielo diciamo un ciao Michele tutti insieme? Al mio 3, 1, 2, 3. Ciao Michele! Che voci, non le devo maltrattare perché queste sono ugole d'oro, davvero. Sono qui con Sabrina Simoni, che è il direttore del piccolo coro Mariele Ventre dell'Antoniano, ed è un onore essere qui questo pomeriggio. Sabrina, so che lei ha conosciuto anche Mariele, ha un curriculum di tutto rispetto, diplomata in pianoforte, direzione di coro, però per un certo periodo ha collaborato proprio con Mariele, è vero? Per mia grandissima fortuna sono arrivata all'Antoniano piuttosto giovane, all'incirca 20 anni fa, quindi ero ancora alle prime armi con la musica corale e ho avuto una maestra così importante come Mariele Ventre. Ho avuto la fortuna che lei stessa mi chiedesse di affiancarla. Io quello che ho potuto fare nei 2 anni e mezzo che ho potuto seguire, certamente l'ho fatto con grandissima devozione e passione. Una grande eredità, poi qui sul muro ci sono tutti gli album delle varie edizioni dello Zecchino d'Oro, ma tante, ed è bellissimo, oltre a foto e dipinti. Qual è l'insegnamento di Mariele che adesso cerca di coltivare proprio nell'insegnare a cantare? Perché qui so che si impara a cantare, ma non solo, cioè non c'è solo la tecnica, c'è il cuore di mezzo. Beh, di per sé la musica corale racchiude una unica opportunità, quello di unire in armonia voci e cuori. Quindi questo io penso sia il più grande insegnamento che Mariele Ventre è riuscita a trasferirmi, e oltre al grandissimo rispetto e stima che leggevo sempre nei suoi occhi quando guardava i suoi bambini, ed è la stessa cosa che spero di far vedere io ai miei, perché quando ci raccontiamo le canzoni, i testi, perché è molto importante soffermarsi su questo, e poi si passa al canto, vedo nei loro occhi sempre qualche cosa che mi insegna qualche cos'altro, che mi dà sempre l'energia di non fermarmi, di soffermarmi con attenzione. Cioè, non ho capito, voi partite dal testo, quando dovete imparare un nuovo canto, partite dal testo, cioè lo leggete insieme e poi andate a lavorare sulla musica, cioè si va per gradini, per fasi? Certamente, per fasi di apprendimento ce ne sono molte sicuramente che si possono adottare, questa però troviamo che sia molto efficace, cioè riflettere prima sul testo, impararlo. Esatto, impararlo anche a memoria. Quindi grande allenamento mnemonico che poi va a vantaggio di tutte le insegnanti, anche alle scuole, perché i bambini si velocizzano molto nell'apprendimento. Penso di tanti... che ormai non si insegna nemmeno più, noi imparavamo la Divina Commedia a memoria, ma adesso non si insegna, insomma, è diventato quasi un'impresa. Un po' diverso. E poi si arriva alla musica. Esattamente, poi si arriva alla musica, prima ovviamente soltanto al pianoforte, io eseguo il brano, lo canto e per imitazione, e i bambini poi lo ricantano a loro volta. Io proverei a sentire qualcuno di questi pulcini, anzi queste principesse, questi principi che ho qui. Allora cominciamo da... Michele, dimmi. No, dimmi tutto. Prima di parlare, di farci ascoltare quelle bellissime voci e quei bellissimi volti da cui stavi andando, volevo rivolgere una domanda anche a Sabrina, se puoi riferirgliela, ovviamente brevissima come reazione. E cioè, pensando un po' a quello che diceva Gianni Rodari, il grande Gianni Rodari, che nella Grammatica della Fantasia diceva che sbagliando si inventa. Loro come conciliano il gioco, l'errore divertente e creativo con il rigore invece necessario per arrivare a certi livelli e a certi risultati? Dunque, il rigore è il comprendere che per arrivare ad essere creativi sbagliando bisogna molto impegnarsi e molto studiare, perché non sia un errore, diciamo, divertendosi, ma un comprendere qualche cosa di nuovo, un balzo in avanti. Quindi l'errore è quasi benedetto a volte. Io però un'incursione breve con i bambini. Allora tu, principessa, come ti chiami? Sofia. Sofia, quanti anni hai? 9.
E ti piace cantare? Perché hai voluto entrare nel piccolo coro Maria Levente dell'Antoniano? Perché da piccolina mi piaceva guardare le loro canzoni e poi ho chiesto a mia madre se potevo fare le selezioni e lei ha detto non ci riesci perché ero un po' anche un po' maldestro. Come si chiama la mamma? Francesca. Mamma Francesca, ce l'ha fatta! È qui! E tu come ti chiami invece? Alessia. Senti, perché è bello cantare nel piccolo coro dell'Antoniano? È un'esperienza che non tutti si può fare, allora per me è stata un onore, eh? Senti, ce la fai a imparare a memoria i brani? È difficile, dimmi la verità. No, è facile. È facile per voi, ma guardate questa piccolina, è vero. Guardate questa piccolina, questa non la potete perdere. Come ti chiami? Amelia. Amelia, dolcissima Amelia. Vorrei parlare con ciascuno di loro, ma so che non c'è tempo. Allora, sapete che facciamo? Ascoltiamo un brano. Loro ci cantano Una notte senza età. Si riferisce alla notte di Natale, immagino, vero? La notte di Natale. È una notte senza età, eh? Sì, che ci riporta ovunque nel tempo e sempre ci accompagna. Bene, allora non mi fate fare brutta figura che abbiamo provato prima di vedere questo brano, dobbiamo fare gli auguri a tutti gli amici a casa, dal piccolo coro, Maria Leventre, eh? Siete pronti al mio tre? Uno, due e tre. Dal piccolo coro, Maria Leventre dell'Antoniano, buon Natale! Cantano Una notte senza età, eccoli! Per sognare.